le unità. Podcast in radio pirata per paranoici insonni. Devo dirvi una cosa. Attenzione, uscita dall'area sicura. Ecco pronto alla riproduzione nelle vicinanze. Fottiti! Mio figlio! Siamo dalla stessa parte. Papà! Clara! Cosa c'è? Ho sparato a uno, papà! Non si muove più! Credo sia morto! Dove sei? Stai bene? No! Sei ferita, ti ha fatto del male! Era nel negozio, papà! Avevo la pistola, come mi hai detto, e lui era nella farmacia sulla quarta e mi stava urlando addosso! Mi ha spinto e... Stai bene, ti ha visto qualcosa. Questione di rischio e ricompensa.
Radiofaro eco rilevato. Dovrà pure esserci qualcosa di meglio. Sembrava uno sparo. Comando a tutte le unità a Tenderloin. Civili sulla 21esima ovest segnalano un'interruzione dell'acqua corrente. Controllate. Attenzione, pressione idrica a livelli critici. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, pressione idrica a livelli critici. Attenzione, pressione idrica a livelli critici. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, pressione idrica a livelli critici. Grazie. L'acqua è tornata. Almeno una crisi è stata risolta. Riconosco questo segnale. Merda, questa è roba se...
tutto quello che ti serve per portare a casa la pelle. New York. Sono Rick. Faccio fare del sarcasmo. Sono andato a nord. Ho deciso di vedere con i miei occhi questa zona nera. Quello che ho da dirvi non è per sentito dire, l'ho visto di persona. Prima di tutto il muro c'è. Ci sono recinzioni. A dicembre di... Ho comprato la fattoria. Che cosa? Ok, ho comprato una fattoria. 40 acri in Virginia. Stai scherzando? Sui Blue Ridge. Quasi tutto terreno sgombro, con un pezzo di foresta e una fattoria. Voglio allevare pollame. Sei un rag... Dobbiamo... Dati scansionati. Download file. Abbiamo messo le mani su prove che incriminerebbero un'azienda per negligenza e che indicano che qualcuno era più vicino alla cura di quanto pensassimo. Però dobbiamo capire da dove arrivano. Cerchiamo una possibile informatrice, Judy Walters, un'impiegata della Vexis avvistata l'ultima volta nella sede della società. I rilevamenti indicano un radiofaro Echo. Ascoltami bene. Mi interessa cosa ti hanno detto gli Anders. Ehi, cazzo, fai attenzione! No, non dicevo a te, solo... Fai salire i bambini e non scordare le medicine di Melissa. Lasciamo la città. Mi scusi, signore, ma devo chiederle di spostarsi. Vogliamo solo asciugarci. Ci lasci stare. Ok, mi dispiace, ma dovete prendere le vostre cose e liberare la zona. È proprietà privata. Ehi, non c'è traffico. Andiamo! Non sono mostri, signor Valassi. Faccio un altro tentativo per convincerli. Judy, se tu li convinco, abbiamo una storia. Senti, ascolta. Non devi per forza andare in onda, ma cerca almeno di trovare una qualche prova. Devo andare. La richiamo. Radiofaro Echo rilevato. Ecco pronto alla riproduzione nelle vicinanze.
Signor Valassi, non dirò una parola finché non avranno un'altra possibilità di fare la cosa giusta. Spero che tu li convinca, ma in caso contrario ti aspetto fuori per portarti via. Vado in onda alle 7. Judy, ti vogliono nella sala del CDA. Dio, stanno impazzendo tutti. Avevo quasi pensato di darmi malato perché ho un po' di mal di gola, ma tra poco c'è l'adeguamento degli stipendi e... Ehi, Judy! Judy? Non abbiamo una cura e dobbiamo preoccuparci dei nostri azionisti. Con i profitti potremmo avviare le ricerche per un vaccino. È proprio quello che sto dicendo. Senti, tra qualche mese potremmo avere una cura. Per il momento, però, possiamo solo curare i sintomi. È meglio per tutti. Sia chiaro, qui non facciamo beneficenza. E comunque sembra che una cura sia vicina. Quindi ti sta bene far morire delle persone perché non rientra nelle tue mansioni? Vaffanculo, Alan. Ho dei figli. Ma mi preoccupo di cosa faranno dopo che sarà tutto finito. Judy, dove stai andando? Sai, basterebbero risorse e ricercatori per trovare la cura. Ma forse mi illudevo pensando che la nostra priorità fosse salvare la gente. Matthew, sta scendendo la signora Walters. Bloccala, per favore. Ok. Radiofaro Echo rilevato. Signora Walters, dovrebbe aspettare. No, no, mi lasci! Che diavolo sta succedendo? Non sto scherzando, lei è letteralmente successo davanti ai miei occhi. Gesù, Rick, senza di lei la storia non sta in piedi. Potremmo fare un pezzo sulla direttiva 51, abbiamo niente su quella. No, ma aspetta. Questa storia non è finita. Ah, non è finita bene. Che la Vexis fosse vicina a una potenziale cura o meno, i dati sulla chiave USB potevano rappresentare una svolta. Vediamo se riesco a trovare questo Rick Valassi. Grazie, agente.
Agente, stando ad alcuni rapporti, i Rikers stanno tenendo degli ostaggi. Fai attenzione, però. Senti, se ti serve qualunque cosa, dimmelo pure. Sarebbe un onore e un privilegio. Se poi sai dove posso trovare un orologio spaziale come il tuo, fammelo sapere. Avanziamo! Ricordi come abbiamo fatto fuori le guardie? Ho ucciso una guardia mentre andavo via. Solo una. Adesso spacco un po'. La fortuna è solo. È ora di farla finita. Thank you.
finalmente sarò per sempre. Oh, grazie mille, è stato un incubo. Ora devo andarmene da qui. Il lavoro del signore. Agente, non devo nemmeno dirti quanto sei eccezionale. Ma già che siamo qui in radio, posso dirlo? Sei eccezionale, idolo totale, moda e lifestyle. Magari possiamo vederci quando sarà finita tutta questa storia. Chiami prima del solito. Ok, ascolta, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo lasciare la città, subito. Cosa? Di cosa stai parlando? Senti, prendi la tua borsa, quella piccola, verde. Solo lo stretto necessario, non troppo pesante. Ti vengo a prendere tra un minuto, dobbiamo fare in fretta. Amore, che succede? Non sono... Senti, non possiamo aspettare o rimaniamo bloccati. Tra un'ora chiudono l'isola. Ok, faccio la borsa.